La festa di San Francesco 2014, siamo proprio qui sul lungomare di Catona, proprio in diretta vogliamo parlare di questo santo patrono di Calabria, della gente di mare, quest'anno un nuovo arrivato, ben accolto soprattutto dalla comunità catonese e calabrese in generale. Benvenuto padre Giovanni Cozzolino. Benissimo, sono molto contento di trovarmi qui proprio. Questo è un evento storico, sono 550 anni che San Francesco ha attraversato qui da Catona a Messina, lo stretto viaggiando sulle onde del mare. È vero, sto notando che veramente è bello e forte l'amore al nostro santo da parte de, non solo di Catona, vedo tanta gente che viene anche da fuori. È rimasto San Francesco nell'amore, nella devozione di tutti i catonesi, e se da qui ha ricevuto un no nell'attraversare il mare facendo questo miracolo bellissimo, adesso noto e stiamo notando che invece è il giorno in cui si riceve un sì a compiere la volontà di Dio, a camminare sulla strada di San Francesco di Paola, ma a vivere la vita oggi che noi siamo in un momento difficile, perché controcorrente ha attraversato il mare, controcorrente noi vogliamo andare, però per vivere una vita secondo la giustizia sociale del nostro santo. Allora, siamo nel pieno della processione, ecco che San Francesco sta sfilando proprio tra le vie di Catona, gente di mare, naturalmente tutti i calabresi sono accorsi qui in questa bella località a nord della nostra città, ovviamente le terziarie non potevano mancare a questo appuntamento importante. Sì, è il terzo ordine dei minimi e dopo quello delle suore e dei frati, è l'ordine che ha dato vita a San Francesco, a cui ha dato vita San Francesco. E quindi è importante, fa parte proprio dei tre ordini. Noi partecipiamo attivamente nella comunità dei frati, nel convento, nel santuario di Catona, partecipiamo con la nostra attività di carità, di preghiera, di ausilio ai frati minimi che ci accompagnano con tanto amore. Una domenica importante perché proprio in queste ore a Piazza San Pietro a Roma la canonizzazione dei due santi padri, quindi un anno questo ancora più sentito. Sicuramente, ancora più sentito, loro sono stati due santi, due papi di grandissimo valore, di grande impegno, sono di insegnamento e di guida per noi e siamo orgogliosi come siamo orgogliosi del nostro Santo Padre fondatore, del nostro Santo Padre San Francesco. Grazie. Grazie a lei. E anche quest'anno ritroviamo a Catona nella zona mare il grande Rocco, Rocco Delfino. Benvenuto, bentornato. Siccome siamo nel 2014, è una festa questa nella tradizione ma verso l'innovazione. Guarda che trovo qua. Ho un selfie che abbiamo registrato la domenica, anzi il giorno del 2 aprile, quando è arrivato padre Fiorini Morosini, e te abbiamo scattato questa bella foto col vescovo. Quindi una sorpresa. Allora, com'è questo vescovo? Ce lo vuoi descrivere? Una brava persona, insomma, tutto penso che ci farà fare una grande festa, ritornare di nuovo agli origini di quella che è stata sempre la festa di San Francesco. Ma diciamo che sei anche il padre protettivo di questi figli ormai acquisiti, ormai portatori da tanti anni. Come vecchi siamo 4-5 persone che siamo vecchi, insomma, come portatori. Io fino ad oggi sono 44 anni. Ma voi avete un rapporto che mantenete negli anni, no? Qualche uscita, no? Sì, sì, sì. Io siamo a dire per me. Alla domenica io, se non vado da San Francesco, non è per me domenica, insomma, io mi fermo, discuto con lui, io dialogo con San Francesco, non vado soltanto a dire la preghiera, io dialogo perché la prima cosa vado da Gesù, che è il nostro Signore, poi per intercessione vado da San Francesco, che io mi rivolgo a lui, insomma, ecco tutto questo. Solo che ci vorrebbe più armonia, insomma, è una festa, è la prima festa, allora ci vorrebbe un po' più di armonia, un po' di raccoglimento, essere tutti uniti, ecco, non essere chi dentro, chi fuori, chi al centro, come la politica, no, la politica è quella sbagliata. Ma adesso il motto finale me lo devi fare. Sì. Forza. E chiamiamolo con tutto cuore, oggi e sempre, e viva San Francesco!
Ed ecco che la vara di San Francesco, che è partita questa mattina dal santuario, dal storico santuario di Via Nazionale a Catona, adesso si parte tra le vie di Catona e arriva sulla spiaggia, luogo caratteristico. Pensate che 550 anni fa ci fu quello che fu il miracoloso avvenimento della traversata sullo stretto a bordo del suo mantello. Adesso, come testimoniano le immagini, la barca, tra poco da quella barca verrà gettata la corona a mare in omaggio ai caduti. Il 27 marzo del 1943 Papa Pio XII proclamava San Francesco patrono celeste di tutta la gente del mare. Evviva San Francesco del mare! Evviva! L'ammiraglio Ciprioti non poteva mancare anche quest'anno, nel 2014, per ricordare e omaggiare il santo patrono dei calabresi e della gente di mare. Ovviamente i marinai non potevano mancare anche quest'anno. Grazie e benvenuto. Ringrazio voi che avete aderito alla nostra richiesta. Ringrazio tutta la stampa che ha dato risalto anche a questo avvenimento. È chiaro che per noi San Francesco rappresenta tutta la santità e tutto il miracolo che ha fatto a Catona, e ne siamo orgogliosi e fieri di questo avvenimento. 550 anni fa la famosa traversata da Catona a Messina, che bei ricordi! È un ricordo favoloso che si tramanderà per tutta la vita ed è forse il più grande miracolo della storia. E io qui direttamente dal lungomare di Catona per la festa di San Francesco 2014 do davvero il via a quello che è il piatto del giorno. Buona visione. È il momento della nostra rubrica gastronomica e quindi noi ci troviamo qui a Capo Sperone Resort di Palmi e ci troviamo naturalmente in compagnia del nostro chef Sor Giovanni. Allora, che cosa ci hai preparato oggi? Oggi, rimanendo sempre nel tema del mare, abbiamo fatto dei tentacoli di polipo arrosto con lamelline di grana, funghi champignon grigliate, della rucola, come ha letto abbiamo messo una rucola, su un'emulsione di olio d'oliva e del pepe nero. Basta. Ma possiamo dire che in un piatto anche l'elemento cromatico è importante, essenziale, perché rende più completo e anche più gradevole l'aspetto poi di una pietanza. Diciamo che quello che si va a abbinare deve essere pure occhio, perché è quello che, come hai detto tu, è l'aspetto del piatto. Noi abbiamo abbinato dei pomodorini, dei coralline che dà il rosso, un rosso vivo che il piatto si deve mangiare prima con gli occhi e poi con il palato, con la bocca. E che vino abbiniamo per questo antipasto? Essendo su un polipo possiamo abbinare un rosé pure, ottimo rosé calabrese, sempre un vino corposo che è un ottimo abbinamento. Perfetto, allora anche oggi si conclude un'altra puntata di 10 minuti di, quindi da Alessandra Giulivo e Luciano Sor Giovanni. È tutto, alla prossima!